La geopolitica è al centro del nuovo incontro della Scuola di Formazione Civica Arezzo, un progetto nato da un'idea di Stefano Tenti, presidente dell'associazione Fratevere Arno. Oggi si parla di geopolitica, di quello che succede nel Mediterraneo, il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, che è stato definito allargato perché comprende anche il Mar Rosso e il Corno d'Africa. L'Italia ha un ruolo importante, forse se gli italiani ne avessero maggior consapevolezza avremmo più orgoglio di essere italiani. La geopolitica del Mediterraneo allargato, il ruolo dell'Italia e dell'Europa a cavallo fra Asia e Africa, il titolo della lezione di Matteo Giusti, giornalista, esperto di geopolitica e grande conoscitore del continente africano, di fronte agli studenti del liceo scientifico Redi. Io credo che la geopolitica, di cui mi occupo da tanti anni, che per molti anni sembrava una cosa così lontana, arriva nelle case di tutti, perché in realtà il mondo si muove talmente velocemente e gli equilibri globali cambiano che è importante che fin da giovani, giovanissimi, comincino a capire quello che gli succede. Quindi cercherò, dopo una barbosa però necessaria infarinatura iniziale su che cos'è la geopolitica e che cos'è il Mediterraneo allargato, prometto di essere il più veloce possibile, cercherò di parlare di fatti concreti, di quello che vedono accadere tutti i giorni, sia nei telegiornali, nei giornali, ma anche sui social ormai, perché abbiamo visto quello che anche nel nazional popolare arriva alla geopolitica, quindi i conflitti, gli equilibri. Quindi cercherò di riportargli alla vita di tutti i giorni dei temi che in realtà spostano l'asse globale mondiale. Le lezioni di educazione civica proseguono così, con successo. Sono sempre molto partecipi e soprattutto gli insegnanti poi ci lavorano in classe. Nel liceo preferiscono dare un'idea di quello che è, però di lavorare dopo la conferenza, anche con il materiale che magari lascia, o se sono slide o appunti, il relatore. E quindi se il mondo fuori non entra nella scuola non è al passo coi tempi.